Immaginate se Pyrex Vitter Comi però l'avessimo avuto nel 2016. Bella a tutti i miei slimes, qui Alb, bentornati nel mio canale, eccoci qui con una nuova doppia reaction e oggi andiamo ad ascoltare Per Averti di Pyrex Ercomi, ma anche Too Famous di Sapo Bulli. Siamo tornati finalmente con le reaction dopo un sacco di tempo, è uscito anche l'album di Villa Banks, quindi vi chiedo già da subito, volete la reaction anche di quello? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Comunque, concentriamoci sulle due canzoni di oggi, io direi di partire da Per Averti di Pyrex Ercomi. Proprio recentemente ho fatto uscire un video sulla scena trap italiana del 2016 e vi lascio il link in descrizione perché se non avete visto lo dovete recuperare, è una bomba, ma soprattutto ho avuto modo di parlare di tutti quegli artisti che nel 2016 appunto sono blow upati e tuttora costituiscono gran parte della scena mainstream italiana. Parlando della Darpolo, è un collettivo a cui sono legato da sempre, non nego che negli ultimi anni mi siano un po' scesi, però mi sento di poter dire una cosa senza troppi problemi: la Darpolo Gang mi ha cambiato la vita, ma nel senso che attualmente se io non li avessi mai conosciuti, non li avessi mai ascoltati, probabilmente sarei una persona diversa, forse nemmeno farei video su YouTube. Questo è per farvi capire un po' quanto sono legato a loro, ripeto, nonostante gli ultimi anni. Dall'altra parte invece c'è Ercomi, che invece di quel movimento appunto sempre del 2016 è uno di quelli che meno mi ha convinto. Poi col passaggio al pop, neanche ve lo dico, proprio ho perso totalmente interesse nella sua musica. Immaginate se Pyrex Vitt Ercomi però l'avessimo avuto nel 2016. Penso che ci sarebbe il triplo dell'hype che c'è oggi, non perché oggi non è una collaborazione che interessa, ma perché entrambi sono passati. Abbiamo visto Pyrex con Sinfonia della Distruzione a fare una roba un pochino più pop, Ercomi invece è totalmente pop, quindi questa canzone a me dà molto l'impressione che possa essere un bel pezzo mainstream per raggruppare, per accogliere il grande pubblico. Tra l'altro, secondo singolo di fila di Pyrex, quindi probabilmente un album solista è vicino, lui bene o male l'ha anche confermato che ci sta lavorando, quindi secondo me è una questione solo di tempo. Io direi che possiamo anche ascoltare la canzone, ma prima di farlo, come al solito, mi piace, commento, iscrivetevi al canale se non lo siete, mi raccomando, e qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social, le mie playlist e il gruppo Telegram. Ok, già sono un'età molto pop. Occo Zue. Ok. Ok. Vabbè, la strumentale c'è. Chiamo te sul tetto di un hotel, distrarre sì la sera con un cielo così. Ok. Le palpebre sono solo dentro un bar. Cazzo significa? Dentro un bar, Nina. Forse ti sei fatta male. No, sinceramente parlando, le mie aspettative già erano abbastanza basse, però non pensavo così tanto per il semplice fatto che, vi dico, la canzone a livello di sound, a livello di come suona, come è fatta, non è nemmeno così male, cioè ci può stare, è un pezzo pop, perché qui in questo caso rap, trap non c'entra un cazzo, cioè questo è un pezzo proprio dalle sonorità pop, però onestamente una volta che ho finito l'ascolto, ma non so nemmeno se me lo riascolterei, perché diciamo che un pezzo mainstream, se è mainstream è soprattutto anche per via del fatto che ti invoglia a risuonarlo, a rimettere play in loop. In questo caso, onestamente, a fine canzone c'ho un senso di vuoto totale che mi pervade l'animo. Il problema non è il pop in sé, nel senso che ci sono un sacco di artisti pop che spaccano proprio perché sono pop. Il problema è come lo si fa, e in questo caso io ho sentito dire, innanzitutto, il pezzo è prodotto dai BNKR44, l'ho pronunciato malissimo, non me ne frega un cazzo, non li conosco. E da qualche commento che ho letto in giro, la canzone a quanto pare sembra un loro pezzo, appunto per via del fatto che l'hanno prodotto, solo che sopra c'è messo Pyrex Ercomi. Io dico sempre che la Darpolo Gang è passata da settare il trend, da settare le wave, a seguirle. E questa è una cosa che a livello anche musicale li ha impoveriti secondo me un sacco. Ma tralasciando questo, Sinfonia della Distruzione secondo me ce l'aveva il suo perché, perché era bene o male a metà tra il Pyrex cattivo e quello appunto che voleva puntare a diventare magari singolo dopo singolo, come sta succedendo, un pochino più pop. In questo caso c'è anche Ercomi, che io vi ho detto non l'ho mai apprezzato, e sinceramente la sua strofa non mi ha detto pressoché un cazzo. Il problema non è fare pop, come ho già detto, il problema è che nel 2016 tutti ci siamo innamorati, siamo entrati in fissa con Pyrex per via di quanto cazzo era devastante, cioè il beat te lo prendeva e te lo stuprava e tu rimanevi senza parole. Questo sound invece, decisamente più mainstream, parlo sempre dal mio punto di vista, mi lascia un po' spiazzato. Poi in Italia penso che gli artisti
artisti hanno un problema, diciamo, principale, ed è il fatto che puntano sempre ad ampliare il loro pubblico, a prendere nuovi fan, nuove persone che ascoltano la loro musica, però spesso tralasciano il, come dire, non perdere i vecchi fan, perché è tanto importante ampliarsi e arrivare a un nuovo pubblico quanto non perdere quello vecchio che ti seguiva già da tempo. Per il resto, io spero vivamente che l'album non sia totalmente pop, ma per il semplice fatto che sarebbe fin troppo sprecato Pyrex a fare solo quella roba, quindi spero che comunque ci siano queste canzoni mainstream, ma anche le canzoni sulle, diciamo, sul sound un pochino più vecchio, alla TDA per intenderci. Ora mi concentrerei su Too Famous di Sapo Bulli, perché a differenza di Pyrex e Ercomi, che ultimamente non mi stanno facendo impazzire, Sapo Bulli invece ultimamente sta facendo proprio bene, perché lui lo conosciamo tutti, sappiamo il personaggio, sappiamo il sound che ha e sappiamo anche tutti i limiti che può avere. Però penso che nonostante questi limiti lui stia droppando un singolo, dei featuring, delle collaborazioni, una meglio dell'altra per certi versi. Proprio ultimamente ho reactato a Shakira, che poi non è mai uscita in via ufficiale, e devo dire che è un bel pezzo, nonostante poi ho visto che è mezzo copiato da un'altra canzone, quindi anche lì, diciamo, ci sarebbe un po' di cose di cui parlare. Però tralasciando questo, è uscito Too Famous, questo è un singolo ufficiale. Secondo me, anche nel caso suo, un album solista è vicino, e non pensavo mai di dirlo, soprattutto qualche mese fa, l'anno scorso, però sarei anche curioso di sentire un suo progetto solista, proprio per il fatto che lo vedo in forma, sta droppando belle canzoni, e io direi che senza perdere troppo tempo ci possiamo ascoltare questa Too Famous. Come al solito, produzione di Greg Willen. Jason my fit, bitch I'm too famous. Prima extendo, mi nigga sono dangerous. Ok, avendo la TV, ok, non mi piace il film. Baby fuck this shit. Conto cash, conto cash, conto. Tutto sulla West Coast. Conto cash, conto cash, conto cash, conto cash, conto cash, conto fans, bro cash, faccio soldi tutto l'anno. Senti che flow. Tra un anno sono una money machine, queste bitch. Vostra fedina è più clean di una figa che non ha mai visto cazzi, nighi. 10.000 lo show, fanculo offset, scopo carti. Va benissimo. Oh, ma ne vogliamo parlare, regà. Questa è una hit. Questa è una hit spaventosa. E posso dire che questa, tra le ultime canzoni, è la migliore di Sapo Bulli. Cioè, questo ragazzo, singolo dopo singolo, con tutte le bestemmie addosso che le persone gli mandavano, con tutte le male lingue che lo maledicevano, sta migliorando di canzone in canzone. Perché qui, anche a livello di lui come rapper, il suono che ha è diverso. Non lo so perché, ma è diverso. Greg Willen ha fatto poi un bel beat molto in stile West Coast. Lui riprende molto quell'immaginario lì, anche a livello, vabbè, di come si sta conciando con le treccine e via dicendo, ma soprattutto a livello di flow ha seguito molto quella roba, appunto, West Coast. E secondo me ha spaccato, perché io ora non so se c'è qualcuno che gli sta scrivendo i testi, ma anche a livello di testi quanto cazzo è migliorato, perché ha un vocabolario molto più ampio. Poi è ovvio che Sapo Bulli ti parla sempre di quelle cose, bitch, cash e tutto quello che te pare, però che cosa ti puoi aspettare da Sapo Bulli, fratello mio? Cioè, è questa la roba che fa, e secondo me ultimamente la sta facendo pure veramente bene. L'ho aggiunta subito in playlist perché è veramente una hit e non me l'aspettavo così potente, sarò sincero. Mi aspettavo il classico pezzo in stile Sapo, però secondo me a sto giro si è superato. Detto questo, piccolo recap delle due canzoni. Per Averti, per me un po' mediocre, non mi è piaciuta affatto. Invece Too Famous di Sapo Bulli è una hit clamorosa e l'ho messa anche in playlist. Mi raccomando, cercate le playlist qui sotto in descrizione. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace. Voi cosa ne pensate di entrambe le canzoni? Fatemelo sapere con un commento qui sotto, quale avete preferito, cosa ne pensate di questo percorso di Pyrex e invece di quello di Sapo Bulli. Lasciatemi il vostro commento appunto qua sotto, che vi leggo tutti. Come al solito, qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social, le playlist e il gruppo Telegram. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slat.